Benvenuti o bentornati sul canale. Oggi voglio girare un video che sarà un po' la mia walk of shame, perché è un video all'interno del quale vi voglio parlare dei 10 classici che ancora non ho letto, ma che sento veramente come quasi un dovere, ma anche soprattutto un piacere, diciamoci la verità, voler leggere. Voglio assolutamente leggerli, molti di questi li ho già e altri invece sono quei classici che dico non vedo l'ora di leggerli perché vorrei tanto averli tra le mie mani, soprattutto potrei poi guardare il mondo letterario da un altro punto di vista, perché il classico è questo, anche uno strumento che ci permette di interpretare poi romanzi contemporanei e guardare ai romanzi contemporanei in altro modo, oltre che a essere dei romanzi che amiamo chiaramente. Quindi farò una lista dei miei 10 classici che voglio assolutamente leggere, vorrei leggere entro quest'anno o eventualmente entro il prossimo anno, e spero che anche voi sotto nei commenti mi scriviate i vostri 10 classici che volete leggere. Provate a mettere magari in questa lista quegli autori che temete di più o quei classici di cui avete più paura. Nella mia ce ne sono un paio, ma bando alle ciance, parliamone subito. Allora, scusate il cambio di inquadratura, ma mi si vedeva con la testa mozzata. Allora, il primo libro, che fra l'altro questo lo voglio leggere tantissimo perché sono finalmente riuscita a recuperarne una copia, perché è un romanzo fuori catalogo. Io ancora non mi capacito di come questo classico sia fuori catalogo, ma purtroppo è così, la copia è introvabile. In realtà è fuori catalogo l'edizione che voglio io, nel senso l'ho trovato solo in edizione Newton Compton. Siccome ho avuto delle esperienze proprio poco belle con le traduzioni di Newton Compton, ho preferito aspettare e trovarne uno all'usato, ed è Jude l'Oscuro di Thomas Hardy. Su Thomas Hardy fra l'altro feci un video di Classicamente, ve lo lascio su nelle schede. Thomas Hardy è un autore splendido ottocentesco inglese e Jude l'Oscuro è il suo romanzo forse più importante, senza scherzi, insieme a Thèse de Dubervilles. Penso che questo sia al pari. In realtà non so niente della trama e non ne voglio assolutamente sapere nulla, perché essendo un autore che conosco molto bene, che ho amato e che ho apprezzato, vorrei immergermi in Jude l'Oscuro senza saperne niente. Purtroppo io non so niente nemmeno di questa edizione, quindi ho visto che la traduttrice è una traduttrice molto famosa e di lei mi voglio fidare. Però se qualcuno di voi lo ha letto in questa edizione, che è della Gherardo Casini Editore, che ammetto non conosce, mi faccia sapere se è valida o meno. Io penso di sì, perché vi dicevo è molto famosa la traduttrice, però in caso vediamo. Infatti la traduzione è di Suso Cecchi d'Amico. Fatemi sapere se voi lo conoscete, fatemi sapere se lo avete letto, è un classico che non vedo l'ora di leggere. Passiamo a un altro classico che possiedo e che non vedo l'ora di leggere. Siamo sempre in 800, epoca vittoriana inglese, stavolta è una donna, e voglio leggere questo classico perché ne ho sempre sentito parlare molto bene, ma anche perché è una di quelle scrittrici che è famosissima in patria, quindi è reputata essere una delle scrittrici classiche dell'epoca vittoriana, ma devo dire che da noi è molto molto sottovalutata, tanto è vero che questa casa editrice l'ha, diciamo, un po' fatta rinascere, e quindi sono molto curiosa di leggere. Sto parlando di Elizabeth Gaskell, Nord e Sud. Vi dicevo che Elizabeth Gaskell è un'autrice famosissima soprattutto in Inghilterra, a ben vedere, ma da noi è molto molto sottovalutata. Nord e Sud è forse il suo romanzo più apprezzato, anche forse il più famoso, ed è un romanzo ambientato subito dopo la rivoluzione industriale, e in particolar modo si dovrebbe soffermare sulle differenze che la rivoluzione industriale ha portato fra il nord e il sud del paese. Questo è tutto quello che so, ma non mi interessa sapere altro. La casa editrice, vi dicevo, che l'ha in qualche modo fatta rinascere, è la casa Jo March, la casa editrice Jo March, quindi spero mi piaccia tantissimo. Anche qui, quando si parla di classici, devo dire la verità, la trama, in realtà la trama mi interessa sempre veramente poco, ma soprattutto quando si parla di grandi nomi, capite bene che la trama è proprio la cosa meno importante di questo mondo. Quindi mi dispiace se magari in questo video non vi parlerò molto della trama, ma il 99% delle volte già la conoscerete. L'altro 1% vi dico, preferisco saperne molto molto poco e imparare a conoscere l'autore o l'autrice, in questo caso perché è un autore classico. Così come della trama io in realtà
realtà so quello che sapete voi, perché è un romanzo la cui fama lo precede, un romanzo famosissimo, è Oliver Twist di Charles Dickens. Qui della trama non c'è niente da dire, probabilmente l'unica frase che è importante è "ne vorrei ancora", altra zuppa, quel poveraccio, quel povero orfanello di Oliver Twist. Io di Dickens ho letto solo Canto di Natale, e questa è veramente una grave mancanza, secondo me, anche perché Dickens è un po' il padre del romanzo, quindi capite bene che non aver letto Dickens, secondo me, è una grande lacuna, anche perché so che come stile è qualcosa che mi potrebbe piacere tanto. Sono molto indecisa, sai, iniziare da Oliver Twist o David Copperfield. Qualora voi abbiate letto uno dei due, fatemi sapere. Fra l'altro, io sto aspettando di leggere Oliver Twist perché lo vorrei assolutamente leggere nell'edizione Oscar Mondadori, quelle però con la cover vecchia, quella nera, perché io i classici Mondadori ce li ho tutti in quell'edizione, mi piacciono infinitamente, ma ormai sono introvabili perché la Mondadori fa quelle bruttissime copertine con la cover tagliata. Altro libro che ho in quell'edizione particolare, non ve lo mostro perché dovrei andare a recuperarlo, ma ce l'ho, e sono ben due volumi, sono i fratelli Karamazov di Dostoevsky. Perché? Perché non ho letto questo libro ancora, perché mi fa paura. Vi dicevo che ci sono dei libri all'interno di questa lista che effettivamente mi spaventano. Io sono sempre stata molto spaventata da Dostoevsky perché è un nome importante ed è un nome molto molto forte. Ho imparato però a diciamo abbattere questa barriera, questa grande paura che avevo con Dostoevsky leggendo il suo forse più famoso insieme ai fratelli Karamazov, che è Delitto e Castigo, un romanzo straordinario, stupendo, e sono stata contentissima. È finito fra l'altro nei miei romanzi preferiti del 2017. Sono stata contentissima di leggerlo perché, quando vi dicevo che i romanzi classici diventano poi degli strumenti per interpretare, per capire tanti romanzi moderni o contemporanei, Delitto e Castigo è, secondo me, la prova vivente. È un romanzo straordinario, vi invito tutti a leggerlo. E dopo averlo letto, diciamo che il mio rapporto con Dostoevsky è nato, siamo diventati buoni, buoni, ottimi amici, e ho imparato anche ad averne meno paura. Però Fratelli Karamazov, vuoi per la lunghezza, vuoi per la grandezza del nome, ancora non riesco a dirmi sì, lo voglio leggere perché sono in grado di leggerlo, ce la posso fare, che è un po' quello che succede a molti lettori. Quindi questo vuole essere un video anche per autoconvincermi e dirmi vai, quando sarà il suo momento tu lo puoi leggere, ce la puoi fare. Quindi Fratelli Karamazov, spronatevi voi magari qua sotto nei commenti a dirmi vai, vai e leggilo, dai, dai che ce la fai. Altro libro che invece voglio acquistare perché non ce l'ho, ma anche qui vorrei trovare una buona edizione e vorrei trovarlo all'usato, quindi ancora non sono sicura di poterlo acquistare, è I Viceré di De Roberto. È un romanzo del quale ho sempre sentito parlare con grandissimo entusiasmo. Devo dire che rientra fra quei classici che, un po' come Il Mulino del Po, sono stati un po' ingiustamente dimenticati. È un classico italiano grandissimo, ma è un po' quasi di nicchia, se noi pensiamo, diciamo, ai classici italiani. Sicuramente, molto probabilmente, a meno che non si sia dei lettori forti del I Viceré, non ci salta subito, ecco, alla mente. Invece è un romanzo che sono molto interessata a leggere. Siamo nell'Ottocento, siamo a Catania, si parla di famiglie, si parla di quasi una saga familiare, e soprattutto si parla di nobiltà, rapporto nobiltà-borghesia, insomma avete capito il mood del romanzo. In realtà la trama di per sé non la conosco, mi basta l'ambientazione, Catania, Ottocento, famiglie ricche, diciamo nobiltà catanese dell'epoca. È uno dei classici, appunto, della letteratura soprattutto del meridione, quindi essendo, diciamo, un tassello che secondo me manca alla mia cultura letteraria, insomma, diciamo così, però insomma manca nelle mie letture, è sicuramente un romanzo che voglio recuperare. Fatemi sapere qual è l'edizione che mi consigliate. Rimanendo in ambito saga familiare, che è un qualcosa che mi piace tantissimo, che ho imparato ad amare, una delle saghe familiari che mi ha fatto convincere, che mi ha detto sì, devo leggere anche questo, è stato I Buddenbrook di Thomas Mann. I Buddenbrook è stato quel non so che mi ha fatto dire devo assolutamente recuperare
Middlemarch di George Eliot, anche questo ve lo lascio qua. Anche qui perché lo voglio recuperare? Perché è una saga familiare, perché ne ho sempre sentito parlare molto bene e sempre sentito parlare molto bene in riferimento per esempio alla saga di Casalet, che sapete essere una delle mie saghe preferite di Elizabeth Jane Howard, quindi non leggere Middlemarch sarebbe quasi fare un torto al mio amore per le saghe familiari, soprattutto saghe familiari ambientate nell'Ottocento, e poi perché George Eliot è un'autrice che io non conosco per niente, non ho mai letto niente di suo. Vorrei recuperare anche l'ultimo romanzo che è stato edito ultimamente, Fazzi, di suo, ve lo lascio qua purtroppo, scusate il titolo adesso mi viene meno, ma vorrei leggere tutto di George Eliot, visto che c'è questo momento in cui questa scrittrice viene riscoperta da noi in Italia, amando l'Ottocento e amando l'Inghilterra, amando i romanzi con quell'ambientazione, sarebbe veramente fare un torto non leggere Middlemarch, perché è un romanzo che tutti, dei quali tutti parlano in maniera esaltata, ecco. Altro classico della letteratura italiana che vorrei recuperare, anche perché è un'autrice che, della quale non ho mai letto nulla, è un'autrice che ha vinto il premio Nobel, quindi sarebbe veramente una stupidaggine da parte mia non leggerla, è Grazia Deledda, in particolar modo Canne al Vento. Canne al Vento penso sia forse il suo romanzo più famoso. Non ne so assolutamente niente di Canne al Vento. Se voi mi chiedete di cosa parla Canne al Vento, la mia faccia rimane, ecco, bianca, non lo so, ma non voglio assolutamente saperlo. Grazia Deledda penso sia una delle autrici italiane più importanti, più famose e più grandi della nostra letteratura. Non leggerla sarebbe fare veramente uno spregio anche qui alla letteratura italiana, da leggere assolutamente. Consigliatemi magari altro di Grazia Deledda, perché io dico Canne al Vento perché è il suo più famoso, ma ci sono dei romanzi sicuramente anche più belli, fatemi sapere voi se ne avete letto qualcuno. Ma tornando invece alla letteratura classica, ai classici insomma europei, altro russo grandissimo, Tolstoi, Guerra e Pace. Mi è tornata una voglia incredibile di leggere Guerra e Pace perché ho visto tutta la miniserie della HBO, se non sbaglio, no, della BBC, scusatemi, della BBC, Guerra e Pace, è una miniserie molto molto bella, ve la consiglio, io l'ho vista, è andata un po' di giorni fa su Canale 5, e dopo aver visto la serie ho detto no, io non posso non aver letto il romanzo, non posso non aver letto Guerra e Pace, devo assolutamente leggerlo. Anche questo rientra fra i titoli che mi spaventavano, non tanto per la mole quanto per la tematica, quanto per la grandezza del romanzo. Io di Tolstoi per ora ho letto solo Anna Karenina, però anche qui io Anna Karenina non l'ho letto tanti tanti anni fa, ero ancora un adolescente, oddio, non che ora sia un'anziana, però insomma parecchi anni fa, ho un ricordo molto molto vago, penso che quando l'ho letto non avessi ancora la maturità per leggere, per fare una lettura del genere. Non so se a voi capita mai, ma quando si legge dei classici da molto giovani si amano, si apprezzano, però poi se li si leggono anni dopo si ha una consapevolezza diversa. Per esempio a me è successo con Nana, di Zola, mi è successo proprio questo, l'ho letto che avevo forse 14-15 anni, non l'ho apprezzato per niente, rileggendolo adesso posso dire che ho trovato, non è uno dei miei classici preferiti, però ho trovato tanti punti di luce in quel romanzo. Lo stesso per Anna Karenina, dovrei rileggerlo, ma vorrei prima leggere Guerra e Pace. Vedete, quando si parla di classici si finisce poi per parlarne di di 100.000 titoli, è impossibile rimanere su un titolo solo, cioè ogni classico ne rimanda a decine, forse centinaia, migliaia sicuramente, quindi è bello anche per questo, ogni volta che io leggo un classico mi rendo conto che poi quel classico mi rimanda molto più rispetto a scrittori contemporanei, romanzi contemporanei, mi rimanda a tante altre letture. È una wishlist infinita quando si legge un classico, ed è una cosa molto molto bella. Arrivate ormai agli ultimi due, anche questi sono due classici stranieri, uno è un classico inglese, uno è un classico francese. Per il classico inglese è Orlando di Virginia Woolf. Come sapete io con Virginia Woolf ho un grande rapporto di amore, ma ho un rapporto di amore che concerne la saggistica e l'opera di critica e i racconti di Virginia Woolf, mentre il mio unico rapporto che ho avuto con Virginia Woolf per quanto riguarda il romanzo è stato negativo, ed è stato con Gita Alfaro, proprio a causa del flusso di coscienza, che è un qualcosa con cui io non ho proprio un buon rapporto. Quindi
L'idea lì, leggere Orlando, mi spaventa molto, però è una lettura che mi intriga, perché l'idea che Virginia Woolf abbia parlato all'inizio del Novecento, di un uomo che si travestiva da donna, beh, è qualcosa che veramente, sfiora quasi l'assurdo trattare una tematica così delicata ormai più di 100 anni fa. Quindi è un romanzo che mi affascina tantissimo proprio per la trama, ma anche per la grandiosità. Però vi dicevo, con Virginia Woolf vi ho fatto anche su di lei un classicamente. Io tra l'altro sto leggendo il suo epistolario e qui vi dico che ad ottobre spero seguiate le live che terrò insieme ad altre belle personcine su Instagram, perché faremo una lettura condivisa dell'epistolario di Virginia Woolf. Apro e chiudo parentesi, trovate sempre il mio Instagram giù nell'info box. E facendo tutte queste letture su Virginia Woolf, sto rileggendo la biografia di Quentin Bell, sto leggendo le sue lettere, mi sembra il momento adatto per leggere un suo romanzo, però anche questo rientra Orlando fra le letture che un po' mi impauriscono, quindi spronatemi a leggerlo. Sono arrivato ormai all'ultimo classico che voglio leggere, questo ce l'ho, è vero mostro, ed è L'uomo che ride di Victor Hugo. Questa edizione che non mi piace per niente, ma non mi interessa perché è un romanzo che aspetto da tantissimo, non lo trovavo mai in libreria, e quando appena l'ho trovato l'ho preso subito perché veramente mi incuriosisce un sacco. Io amo Victor Hugo, di Hugo ho letto i suoi più famosi, ho letto La Notre Dame di Parigi, ho letto soprattutto I Miserabili, L'ultimo giorno di un condannato a morte, e diciamo fra i suoi più famosi, se mi è permesso dirlo, c'è L'uomo che ride. Ne ho sentito parlare benissimo, fra l'altro, tanti tanti anni fa ormai, da Ilenia Zurigo, e lei mi affascinò tantissimo quando ne parlò. Io dico che sono passati forse 4 anni da quando guardai quel video e mi fece innamorare di questo titolo. Io già sono innamorata follemente di Victor Hugo e leggere L'uomo che ride penso sarà un'esperienza incredibile. L'avrei voluto avere anche qui nell'edizione Oscar Mondadori, ma c'è stato poco da fare, ormai quella è quasi introvabile. Ho trovato questa, non mi interessa, spero la traduzione sia buona, ma anche questo è un romanzo che mi voglio lasciare per questo inverno, perché è proprio, diciamo, il mood adatto è copertina, tè e Victor Hugo, sicuramente, che andrà alla stragrande. Bene, il video è finito qui. Io vi invito, come vi dicevo, a lasciarmi giù nei commenti. Intanto, vabbè, le vostre opinioni sui libri che ho citato, se li avete letti, se non li avete letti, ma soprattutto a scrivermi la vostra lista di 10 classici che voi dite: beh, questi li voglio leggere, li devo leggere. Vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!